Coach Jacobuzzi è appena finita la partita col Jesse Valsesi, una vittoria sofferta. Alla fine del terzo quarto la partita sembrava saldamente in mano vostra, poi un blackout nell'ultimo quarto. Che cosa, partirei da qui, che cosa è successo? Forse un calo di tensione o è Valsesi che ha alzato i giri? No, beh, loro sono andati praticamente tutto l'ultimo quarto a zona, dove abbiamo fatto un attimo fatica, anche perché siamo in un periodo dove fisicamente non siamo nella fase di calo, mettiamola così. Non stiamo tutti molto bene, anche perché gli acciacchi dell'ultimo mese si fanno sentire in termini di continuità di allenamento. Questa è la problematica maggiore. Per cui arriviamo alla fine delle partite molto stanchi, e quello è che abbiamo veramente giocato l'ultimo quarto di poca lucidità. Detto questo, la partita si era messa ai minori giusti, eravamo andati più 10 nel primo quarto, più 15 nel terzo quarto, sempre davanti. Chiaro che abbiamo giocato a strappi oggi, si è proprio vista mancanza di continuità tecnica e fisica in campo. Dobbiamo lavorare su questi aspetti perché non siamo più quelli di una volta a livello proprio fisico e tecnico. Dobbiamo ritrovare prima la parte fisica e quella tecnica verrà di conseguenza. Quindi immagino che nelle prossime 2 settimane, se riusciamo ad avere continuità in allenamento, potremmo tirarci fuori da questo periodo un po' così, diciamo, di alti e bassi. Cosa ti è piaciuto della partita di oggi e cosa invece andresti a rivedere? Ma mi è piaciuto che i ragazzi hanno fatto proprio strappi, hanno fatto dei minuti di grandissima pallacanestro, difensiva e offensiva, e poi successivamente altri minuti di assenza di letture complete, di distrazione. Quindi sembrava una squadra diversa in campo a seconda dei minuti della partita che uno si trovava a vedere. Non sembrava neanche la stessa squadra, con gli stessi quintetti magari a volte. Quindi dobbiamo proprio trovare continuità. Penso che sia quello che ci manca, e dobbiamo ritrovare con quello, ritroveremo anche un po' di serenità, perché in questo momento ci sta mancando anche un po' di serenità.